alla sua partita e crea subito una opportunità. Di Michele, numero in area e conclusione Berti, impeccabile. Empoli abile nel limitare gli spazi ai centrocampisti avversari e così Cozza costretto ad arretrare per rendersi incisivo. 18esimo, su di lui Berti si protegge così. Minuto 22, Cozza è ispirato, avanza, vede serve Di Michele, il tiro è immediato, palla fuori ma non di molto. Protesta poi in modo comunque garbato la regina per questo tocco col braccio in aria di Belleri e lo stiamo rivedendo. Per evitare controlli opprimenti anche Bonazzoli spesso scala di posizione, ma è impressionante quando cambia passo e finalizza. Berti c'è e concede solo l'angolo. Nel recupero punizione di Cozza. Berti ha il riflesso di un ragazzino. La sintesi curata da Rosario Greco ci conduce alla settimo della ripresa. Angolo di Cozza. Grella non ha pressione ma tocca ugualmente col braccio, Paparesta è lì e decide per il calcio di rigore. Evidente il controllo irregolare di Grella, un gesto istintivo ma punito dall'arbitro. Responsabilità per Nakamura che sceglie la soluzione potente e non troppo angolata. Berti intuisce ma oltre non va. 1-0, Regina in vantaggio, è il sesto gol in Serie A per il giapponese, il quinto dal dischetto. Poi tensione ma non emozioni al di là dei cambi fino al 26esimo, Boucher. Il cross Vannucchi ci arriva, Belardi se la cava con un brivido. L'Empoli sa che deve osare di più. Alla mezz'ora l'occasione è per Di Natale che si coordina ma la mira non è perfetta. Fatale allora che per la regina si aprano ampi spazi. Mozart ispira Di Michele che in aria si concede il colpo di tacco. Berti e Cribari riescono a rimediare. Il finale è un lungo sussulto. 40esimo, Belardi è incerto, Borriello ne approfitta, Rocchi spreca sul più bello. Nel recupero l'Empoli esprime la massima pressione che produce questo tiro di Borriello che Belardi neutralizza. Per i toscani, settima sconfitta esterna consecutiva. La regina, nuovamente concreta al granillo, sorpassa l'Empoli in classifica. Salvezza certa se riuscirà a superare il mal da trasferta.